Te l'avevo detto che l'avrei ammazzato. Te l'avevo promesso. La prima persona a cui Antonio Iannetti ha confessato di aver ucciso lo zio, Roberto Parisi, è stata Emma, la donna coinvolta nel triangolo amoroso tra assassino e vittima. È stata lei stessa a rivelarlo agli inquirenti, spiegando che tra i due uomini c'era una tensione estrema da mesi. Emma aveva avuto una bambina con Antonio, con cui aveva costruito una famiglia, ma poi lo aveva lasciato per innamorarsi dello zio, Roberto. Questa relazione aveva profondamente ferito il giovane, che si sentiva tradito da entrambi. La sera dell'omicidio, i due uomini si erano incontrati per un ennesimo confronto, che purtroppo si è trasformato in tragedia. L'incontro è avvenuto poco prima di mezzanotte a Cesano Boscone, nell'Interland di Milano, in una zona isolata tra un grande parco e un centro commerciale. La vittima aveva avvisato la compagna e le aveva mandato una foto del luogo dell'incontro. Emma, presagendo il peggio, aveva cercato disperatamente di evitare il confronto, ma forse lo zio non si aspettava che il nipote sarebbe arrivato ad ucciderlo. Tra i due uomini è scoppiato subito un violento litigio, e in un momento di furia, Antonio Iannetti ha estratto un coltello a serramanico colpendo lo zio 7 volte, 2 al collo, 2 al torace e 3 al braccio sinistro. Nonostante i tentativi di difendersi, la vittima disarmata è stata sopraffatta dalla furia del nipote, che poi è fuggito via. Alcuni passanti hanno visto l'uomo riverso a terra in una pozza di sangue, ma l'intervento dei soccorsi non è stato sufficiente. Un'ora dopo il trasporto in ospedale, è deceduto a causa della gravità delle ferite. Subito dopo l'aggressione, Antonio ha chiamato la sua ex compagna confessandole l'omicidio. Mentre si dirigeva alla caserma di Corsico per costituirsi, ha anche indicato il luogo dove aveva gettato il coltello, successivamente ritrovato dai militari in un prato. Ha ripetutamente affermato di non voler uccidere lo zio, un'asserzione confermata anche dalla donna coinvolta, Emma, che ha rilasciato alcune interviste televisive. Mi ha detto che non voleva farlo, ma che poi hanno iniziato a litigare e lui ha chiesto allo zio di andare via, ma Roberto non se ne andava. Alla fine ha tirato fuori il coltello. Roberto non avrebbe mai alzato un dito contro Antonio, che era suo nipote, gli voleva bene. Antonio invece lo ha aggredito, ma al telefono mi aveva detto che lo aveva colpito una sola volta. Invece, quando sono arrivata all'ospedale, i medici mi hanno riferito che le ferite di Roberto erano molte e avevano raggiunto dei punti vitali e che non c'era più niente da fare. La donna ha ulteriormente commentato che da settembre, quando lei e lo zio di Antonio Iannetti avevano iniziato a frequentarsi, la loro vita era diventata un incubo, nonostante la relazione con Iannetti fosse già terminata da tempo. Queste parole sono state pronunciate tra le lacrime. Con Roberto c'era un amore importante. Anche se stavamo insieme da pochissimo tempo, a gennaio mi aveva chiesto di sposarlo perché per lui le cose belle andavano vissute. Ma da 8 mesi Antonio ci tormentava. Non si rassegnava all'idea della nostra relazione. Avevamo anche pensato di denunciarlo, ma non l'abbiamo mai fatto per preservare la bambina. Diceva cose spaventose. Avevamo paura di quello che poteva fare. Fino alla sera del delitto ha continuato a dirmi: «Te lo faccio portare sulla coscienza. A tua figlia racconterai che la colpa è solo tua». Purtroppo, le parole dell'uomo sono passate ai fatti e ha mantenuto le sue atroci promesse. La donna ha anche rivelato un episodio passato in cui lo aveva visto armato di un martello, dirigendosi verso lo zio. È stata lei, con la figlia dell'aggressore per mano, a scongiurare il peggio, separando i due uomini. In un'altra occasione, il padre di Emma ha raccontato di aver disarmato l'uomo, preoccupato che potesse usarlo contro il suo rivale in amore. Secondo Emma, la morte di Roberto Parisi sembrava imminente, forse evitabile se Antonio avesse denunciato la situazione. È sorprendente pensare che zio e nipote, entrambi originari di Torre Maggiore nel Foggiano, si siano trasferiti nell'Interland milanese una decina di anni fa per cercare una vita migliore, e avevano anche lavorato insieme
fino a quando il ragazzo ha scoperto la relazione tra il parente e la sua ex compagna. Entrambi hanno alcuni piccoli precedenti, ma risalenti a molti anni fa. Adesso Antonio Iannetti si trova di fronte a decenni di prigione, lontano dalla sua bambina e dalla donna contesa. Dopo aver ascoltato la sua confessione, il giudice lo ha rinchiuso in carcere. La vita dello zio, invece, è finita in un pronto soccorso, tra le cura dei medici. Emma ha concluso il suo racconto tra le lacrime. «Provo un dolore devastante per aver perso il mio compagno, che era il mio grande amore, e per il senso di colpa che mi porto dentro per questa relazione. Avrei dovuto rinunciare al legame. Roberto oggi sarebbe ancora vivo».